cerca di confermare i primi due successi del campionato dopo aver espugnato il terreno di Paese e aver superato in casa agevolmente Pesaro. È uno cresciuto anche ad alti livelli nel settore giovanile fino ad arrivare all'Under 20 Argentina, e lo vediamo mettere i primi tre punti del match con discreta facilità. Lancio su Redondi e poi si mette in moto il drive Antracite, ma il Policella che però sta spingendo bene, poi avanza il drive Antracite, fa strada e ci sembra arrivare anche in meta. Verona quindi che sblocca la partita con la prima marcatura pesante alla linea di meta. Vediamo ora come si evolve l'azione veronese. Verona che ancora insiste con il drive, avanza, continua nella sua progressione ed arriva ancora in meta. Secondo drive, seconda meta efficacissima. Con un calcio piuttosto soffice, allenare Alessandro Rossi a contatto, mette lo vale a disposizione, Balzi, Ormson, Sardo, ancora Belloni, un calcio a seguire e poi fa andare le gambe e riesce a segnare. Bellissima azione di Mirko Belloni, ma anche davvero della linea. Non riuscirà per la terza volta. Questa volta ha aggiustato il binocolo. Ormson che sceglie di allargare il gioco con Tommaso Redondi, però ben placcato dalla difesa del Valpolicella. Insiste ora Verona con Ormson che fissa l'uomo, poi palla dentro e comoda la segnatura per Verona, che è riuscita a creare l'uomo in più e vincere questa sfida di trasformazioni piuttosto difficili. Vediamo come va questo tiro e c'entra, ha preso ormai le misure Brian Ormson, poi scatena la corsa Giacomo Ambrosi. Intercetto e se ne può andare in meta Francesco Borrelli, e meta è l'uomo migliore dei giallorossi. Sta prendendo fiato per caricare la trasformazione e aggiungere qualche altro punto al tabellino giallorosso. Bravo. Molto bella anche tecnicamente la trasformazione dell'estremo Leo Quintieri, dentro per Ambrosi, si apre un'autostrada, una finta e poi un po' di egoismo, poteva dare la palla per Jack Ambrosi, ma c'è spazio al largo ci sembra ed è comoda la segnatura di Matteo Sardo. Jack Ambrosi che voleva rifarsi dell'intercetto concesso a Borrelli per la merna, può calciare di collo interno, un po' più facilitato, ma vediamo perché la distanza è notevole. Ottima l'esecuzione. Questa volta corta e poi un drive veramente travolgente e meta clamorosa di Alessandro Rossi, fin troppo facile davvero. Gioco facile per quella di Verona di spingere il drive e mandare Alessandro Rossi a timbrare la sesta scinatura, mentre Orbson in fila con grande sicurezza, mediano di apertura argentino Mattia Zago che prova ad andare di forza, viene tenuto alto, poi pali che si scuotono, Ormson, Leo Quinteri e va a segnare una finta, generoso Leo Quinteri solitamente, ma ha visto la linea vicino. Ed è ancora puntuale la trasformazione del mediano di apertura, mischia ancora con Mattia Di Tota all'introduzione, prova a partire Liut, Di Tota e entra dentro Roberto Reale, sembrava destinato a segnare e poi invece con un secondo movimento ce la fa, è proprio nell'impresa di chiudere bene la stagione, di salvarsi poi nei play-out.
Ormson ancora implacabile dalla piazzola ad avanzare Righetti, poi un calcio passaggio all'ala, buono, ben preso e bella l'azione, e ce la fa Nicola Zanon a timbrare una bella meta per il Valpolicella, assolutamente meritata per questo ultimo quarto del match. Rossi, un lancio per l'ingresso di Tommaso Viel, poi ancora Liut che arriva, usa esperienza, forza, e Mario Liut va a timbrare la sua. Preciso. E ce la fa con questa meta di astuzia. Lancio ancora per Mattia Bertaso. Schieramento ridotto. Redondi. Poi giù la palla. E drive, veloce ancora di Verona. Verona che insiste e va a segnare. Davvero micidiale il drive da touche di Verona in questa partita. Ed è la decima. Abbiamo Viadana, Mogliano, Petrarca. Mediano argentino. Che va a infilare anche l'ottava trasformazione e a portare a 69 il punteggio. C'è la palla per Verona di Tota, palla fuori e finisce così con il punteggio di Valpolicella 20, Verona 69, questo derby. Carly Cup che rimane nella bacheca del Verona Rugby.